Sono Vittorio Tremoli, esperto d'arte, studioso. Qua di fronte a me, da più all'altro, c'è l'artista, grande artista Monella Luisa, un artista espressionista che trae la sua forza nel colore, mediata da forme che esprimono la piena maturità, dove tutto è in armonia, nel soggetto principalmente rappresentato, che è la donna. La donna come madre, come figlia, come amante, con coerenza di sentimento e ammirazione. Bonfredini esprime un dualismo pittorico, dove c'è una rappresentazione figurativa, nettamente figurativa, dove anche qui la protagonista è la donna, o delle ragazze, quindi adolescenti. Poi si passa verso un excursus più prettamente astratto, astratto informale, dove trae, secondo me, la sua forza migliore. È un artista già riconosciuto e già premiato anche dalla critica ed è un valido artista che spero continui sempre così nel suo cammino. Francesco Prevoli, fotografo di ispirazione naturalista, vuole evidenziare con le sue opere la bellezza della vita sia nei paesaggi che nelle donne e fermarli nel loro apparire come visioni imperdibili prima che il declino del tempo se li porti via nell'attimo fuggente della vita stessa. Complimenti. Zumbolo, artista che si esprime con le sue tele piegate, e direi chi meglio di lui può parlare della sua arte. Prego, Giuseppe, prego. Grazie Bruno. Sì, le mie opere diciamo molto bene. Questa ricerca nasce essenzialmente su uno studio del secondo Novecento, con lo spazialismo dove il supporto stesso diventa parte dell'integrazione, della rappresentazione. Quello che ho cercato di fare in questa ricerca, ormai che devo portare via, applico, è quella di personalizzare molto. Siamo giunti a Daniela Marchionni, moglie di Francesco Prevoli. Anche qua si nota l'ispirazione naturalista, forse mediata dal marito, però in compenso abbiamo una filtrazione, come se questa realtà che vuol catturare sia filtrata attraverso un vetro o una lente. Quindi a volte queste composizioni mi ricordano un po' un astrattismo su base naturale, dove le figure si sciolgono e si incrementano tra di loro, diventano delle unità molecolari. Complimenti anche alla Daniela Marchionni. Siamo arrivati a Patrizio Marigliano, un artista che duetta tra una pittoscultura e una ricerca forsennata della terza dimensione, dove secondo me si esprime molto bene, soprattutto in queste sculture, dove recupera dei libri, anche antichi presumo, io non lo conosco più di tanto però, e vuole farci apparire il mondo rivisitandolo e con il contenuto di questi libri. Chiaramente l'ispirazione di questa arte riciclata nei materiali potrebbe ispirarsi all'arte povera, ma qui abbiamo il colore che è predominante e crea un impatto cromatico molto esaltante, molto affascinante, che ci porta ad una interazione molto positiva nei suoi confronti, esprimendo una gioia di vivere incredibile. Anche qui devo fare dei gran complimenti al Patrizio Marigliano per la sua arte coraggiosa e al tempo stesso ben netta e delineata. Ecco, riguardo all'amico Patrizio aggiungiamo una piccola cosa a ciò che ha detto l'amico Bruno. Mi colpisce personalmente la sua ricerca, che pur partendo da un aspetto puramente concettuale, ossia quello del minimalismo, che è quindi un utilizzo di materiali poveri o già recupero di materiali andati che andrebbero praticamente distrutti, lui però riesce a creare una forma e un'estetica molto accattivante e bella da questi materiali. Bravo Patrizio. Bene, Marina Vallotto è un'artista soncinese che dipinge praticamente per puro hobby, ha fatto pochissime mostre, però è stata inserita in questa collettiva perché
pur non avendo molte esperienze di mostre e di curriculum, colpisce la sua padronanza nel soggetto, nella rappresentazione del soggetto e soprattutto in questo uso di colori molto personali e ben definiti, e quindi già creando di partenza un suo stile ben riconoscibile. E anche crea queste composizioni geometriche adoperando un elemento di ispirazione naturalista quale possono essere i fiori, dando un'armonia concreta a tutte le sue opere. Andrea Ghisoni, son cinese, pluripremiato, ben più di 200 primi premi, senza considerare i secondi e i terzi. Su di lui scrisse anche il grande Vittorio Sgarbi, un elogio dove si citava la sua coerenza per rappresentare l'ambiente e la terra, con sentimento, estrema poesia lirica, con una tavolozza dominata da azzurri e verdi, in un'unità di tono fortemente realistica, in una sorta quasi di amarcor felliniano nostalgico. Edoardo Olmo, giovane artista, predilige il bianco e il nero, il suo segno grafico è preciso, dettagliato, a tratti persino ossessivo. Ossessivo è un virgolino. Nonostante la giovane età, è in grado di indagare il mondo dell'inconscio e la realtà che lo circonda e di comunicarci le sue emozioni. Le sue opere raffigurano a volte la condizione dell'uomo in generale, a volte sue vicende personali ampiamente condivisibili. Complimenti Edoardo. Siamo giunti a Giorgio Ormelloni, rinomato acquarellista soresinese, che si esprime però anche nella pittura acrilica e ad olio, la sua passione con una cromaticità dominata da giallo e arancio e rossi, da discendenza fauve, portandosi verso un post-impressionismo alla Bonnard, dove regna il sole e i colori del sud della Francia. Adesso siamo a Chiara Rossi con Solandi. Mostra delle opere concettuali, dove la riflessione dello spettatore porta a cercare di capire il perché, di gambe alzate, come se volessero quasi camminare rivolte verso il cielo. Oppure la donna, ritrovata come corpo meraviglioso, immerso nella natura, dove la bellezza dell'immagine supera ogni limite. Complimenti per le sue opere. Maria Cavagioni, una bravissima artista, si esprime con un linguaggio puramente pop, anche se un po' rivisitato, ed esprime sensazioni molto belle, interessanti e vivaci, dedicate al mondo della donna. Il suo tratto grafico è ben pulito e definito e mette in evidenza con pochissima materia delle espressioni di molto interessanti. Siamo Loredana Boldini, pittrice, artista, che anche lei usa questo dualismo pittorico, da un'inclinazione figurativa, quasi geometrica, quasi tendendo all'astrazione, usando i fiori come un'unità di recupero per la tela e di assemblaggio, poi passa a una versione neopop, come definisce giustamente lei, dove svariati materiali si legano tra di loro nella terza dimensione a volte e si estroflettono dalla tela, raggiungendo un'opera quasi concettuale di meditazione. Siamo alle opere di Gianfranco Donzelli, un artista bergamasco. Benché non è molto tempo che dipinge, però si nota subito alcune sue qualità, questa capacità di così produrre questi squarci gestuali sulla superficie pittorica, creare delle atmosfere naturalistiche.
colpisce molto la sua libertà di gesto. Entrano delle visioni quasi rarefatte di questa realtà che lui riesce a strarre con la sua mente e farne una visione interna, molto intimista, caricandola di una liricità, direi incredibile. Ecco, siamo al giovane grafico Primo Paolo Mainardi, ragazzo giovane, grafico illustratore. Propone questo giovane con grande efficacia riflessioni personali in merito ad eventi contemporanei. Lo fa con una vena umoristica e una buona dose satirica, sempre però con garbo e moderazione. Non cerca di stupirci ad ogni costo, ma di comunicare. Il suo messaggio arriva a tutti noi facendoci riflettere sulla nostra società e sulle nostre tematiche concorrenti, contemporanee. Siamo Matteo Carditi, pittore neorealista, ispirazione nettamente americana alla Edward Hopper, che presenta delle opere, a mio giudizio, fantastiche, perché comunque sarà, oltre a essere ben definito nei contorni, nella sua plasticità grafica, ha queste atmosfere trasognanti dove il sole è sempre il primo protagonista e le luci che si riflettono sugli oggetti investiti. Siamo arrivati a Alberto Besson, artista pluripremiato, rinomato, ben conosciuto, che penso che è dal 70 che stia facendo mostre, quindi è in opere, ne ha realizzate sicuramente tantissime ed è approdato a questo suo ultimo linguaggio che ricorda l'astrazione geometrica, però adesso ho inserito queste figure di queste donne che hanno questo sfondo di cristalli e luci a sfondo astratto, con lo sguardo sempre rivolto verso un dove, o a volte sembra che ci guardino pure, come se volessero interagire con lo spettatore, di una fisicità sempre estrema, e quindi ci danno una presenza enigmatica che va e crea riflessione nello spettatore. Adesso presentiamo Gabriele Pompana, un artista che personalmente non conosco, però attraverso le sue opere si nota la sua influenza figurativa iniziale, dove però il paesaggio viene scomposto in varie unità e poi ricomposto, come se il mondo venisse piano piano sgregato da questo ecosistema favorevole, e lui appunto cerca di ricomporre tutti questi frammenti di questa frattura.